Benvenuti nel nostro canale. Prima di iniziare il video ti ricordiamo di iscriverti, lasciare un like e attivare la campanella per non perderti tutti i prossimi aggiornamenti. In una serata inaspettata nel quartiere Sempione di Milano, la coppia che ha tenuto con il fiato sospeso l'Italia, Albano e Romina, si è riunita in un elegante ristorante giapponese. Questo luogo alla moda ha fornito il palcoscenico per un incontro segreto che ha suscitato eccitazione tra gli ospiti presenti. I fortunati che erano presenti hanno assistito a uno spettacolo di affetto e intimità tra i due celebri artisti. Romina, in particolare, ha mostrato grande affetto e tenerezza nei confronti di Albano, il padre dei suoi figli, non risparmiando gesti affettuosi. In più di un'occasione, la coppia è stata vista teneramente mano nella mano. Nascosti in un tavolo appartato del ristorante più chic della città, si sono gustati una cena di sushi e sashimi, accompagnati da un'ottima bottiglia di vino bianco. La loro riunione ha destato curiosità e speranze tra i fan e il pubblico. Nel corso della serata, Albano ha parlato della sua carriera e della sua decisione di non ritirarsi dal mondo della musica, nonostante avesse annunciato il contrario alla fine del 2018. «Ho dovuto correggere la rotta», ha dichiarato. «La musica è così essenziale nella mia vita che non posso semplicemente abbandonarla». L'artista ha menzionato alcuni problemi di salute che lo hanno portato a rivalutare e ristabilizzare il suo ritmo di vita, al fine di tornare ad essere Albano al 100%. Attualmente si descrive come viaggiando all'80%, ma ha promesso di non abbandonare mai la musica. Riguardo al progetto di un tour con Gianni Morandi e Massimo Ranieri, che non ha visto la luce, Albano ha riso. Morandi, in tutta onestà, mi ha detto: «Albano, tu e Ranieri mi schiaccereste con quelle vostre voci così potenti. Che cosa ci farei io su quel palco?» Riferendosi all'incontro con Romina, Albano ha espresso sorpresa per la direzione che ha preso la loro relazione. Nonostante considerasse la sua storia con Romina definitivamente chiusa, ha detto: «Il destino a volte fa strani scherzi. Lavorando ancora insieme abbiamo ritrovato almeno la gioia di stare sul palcoscenico, ed è ancora divertente. Poi, è sempre la madre di quattro dei miei figli. Però, non so ancora darmi una spiegazione per ciò che è successo. Quando il destino si mette contro di te, devi solo aspettare che le cose cambino». Questo incontro segreto, con il suo miscuglio di nostalgia e speranza, ha ricordato al pubblico perché questa coppia continua a far sognare l'Italia. Lascia un commento alla fine del video e seguici per non perdere i prossimi aggiornamenti. Grazie per averci seguito. A presto con un nuovo video.